Ed eccoci qui, come preannunciato, dopo l'angolo delle dediche e richieste, arriva l'ospite del giorno. Diamo un benvenuto, Maria Pia, Ipotesi Band. Ciao a tutti i telespettatori di Serie in Feste, soprattutto grazie di averci invitato. Tu sai che sono sempre molto felice di venire qui nel tuo bellissimo e rinnovato salottino. Grazie, ti mandano sempre sola comunque. Mandano sempre questi sola. Questi uomini dove vanno? Si nascondono. Si nascondono, ma vanno, vai avanti te, vai avanti te. Parla te e ecco. Vabbè, quindi insomma, ho dai. Il compito di, diciamo, rappresentare tutti i ragazzi che fanno parte dell'orchestra. Bene, saranno contenti anche per i ragazzi, sì, decisamente. Li salutiamo anche noi con l'occasione. Grazie. E sappiamo che c'è anche qualche novità per quanto riguarda l'organico, qualche new entry. Sì, esattamente. Quest'anno abbiamo finalmente trovato un nuovo componente per la nostra orchestra. Si tratta di una ragazza, si chiama Silvia, e suonerà con noi, penso, in modo stabile il sassofono, perché l'anno scorso purtroppo siamo andati avanti a sostituzioni, quindi quest'anno possiamo essere un attimino più tranquilli. Ecco. Bene, allora se te la biondo della mora, è mora anche lei? No, lei è castana, purtroppo. Dovete giocare un po' sul... Potremmo giocare in quel senso, però dai, insomma. Vabbè, ci sono sempre le parrucche, semmai, per... Eventualmente possiamo anche fare qualche momento, esatto. Visto che le persone apprezzano anche questi travestimenti durante la serata, un po'. Sì. Il momento cabaret ormai spopola, direi. Sì, esatto, può essere un'idea. Potrebbe essere, dai. Grazie dell'idea. Per quanto riguarda le serate, invece, avete investito, so, anche sulla scenografia nuova, dunque grandi effetti d'immagine. Sì, anche quest'anno, come anche l'anno passato, abbiamo voluto investire ancora su appunto gli effetti luce per avere uno spettacolo ancora più, insomma, corposo, bello ed emozionante, e speriamo che il nostro pubblico, che ci segue sempre con affetto, insomma, apprezzerà anche questo sforzo che abbiamo, insomma, anche fatto quest'anno. Certo, perché insomma gli sforzi non mancano mai. E... sì, come Serena, il fatto è che bisogna costantemente, insomma, cercare di crescere, di dare sempre qualcosa in più al pubblico che certo. Viene a vedere. Che è anche esigente, però insomma. Ma giustamente. Giustamente vuole sempre qualcosa per andare a casa, magari con un po' di stupore, dire: però questa orchestra, esatto, torniamo a sentirla. Ci deve essere sempre qualcosa in più, quel plus, quella lode, gli c'è lode una volta, esatto, no? Sì, e soprattutto che conservino un bel ricordo, che si sono divertiti, eccetera, eccetera. Insomma. Esatto. Bene, allora, grandi lavoro, appunto, new entry con Silvia, luci a go-go, e il repertorio, c'è qualche brano nuovo, so che anche oggi ci hai portato un inedito, sì, una novità, insomma. Esatto, anche oggi vogliamo proporvi una chicchetta, è appunto un medley di una grandissima cantante, ma più che altro adesso grande produttrice. Sì, scoprire proprio da tale scout ormai. Esatto. E quindi sono tre pezzi, forse più noti, di Caterina Caselli, ecco. Poi naturalmente abbiamo un paio di pezzi di Sanremo e insomma qualche nuova begin, insomma, però non dico niente, venite a vederci, giusto, così giusto, insomma, se no roviniamo la sorpresa. Diamo un po' di curiosità, ma non svegliamo proprio tutto. Esatto, vedo e non vedo. Esatto, a proposito di serate, ne hai appena nominate, ma noi vogliamo sapere gli appuntamenti prossimo di questo mese, i più vicini, insomma, dici un po' dove sarete. Bene, allora il 14 maggio saremo a Bevilacqua, che è di domenica, mentre il sabato dopo potrete assistere al nostro spettacolo a Colognola ai Colli. Perfetto, dunque grande serate all'aperto, iniziano, sono il mese di maggio. Speriamo. Si spera sempre che vada tutto bene, perché qui non si sa mai cosa può succedere, un giorno inverno, un giorno estate. No, infatti, perché eravamo stati, cioè, ci eravamo illusi, due settimane di aprile, esatto, bellissime, sembrava di essere quasi in estate, invece poi siamo lì piombati in inverno. Già il primo maggio, giornata da dimenticare per tutti gli amanti dei picnic. Esatto, mi sa che è saltato tutto. Esatto, tutti in ristorante o chiusi in casa. O chiusi in casa. Bene, ma noi confidiamo nel bel tempo. Speriamo bene. Sempre positivi e sempre ottimisti. Sempre, sempre, sempre. Dalla regia mi dicono che è tempo di andare in pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo con la nostra ospite. Ed eccoci qui, pausa caffè terminata, siamo sempre qui con Maria Pia, perché avesse appena acceso la TV, siamo qui a Serie in Feste in questa mattinata, in questo mercoledì mattina, per tenervi compagnia, ma anche chi segue la replica notturna, perché è molto seguita anche quella. Ah bene, mi fa piacere. Ecco, perché viene a casa tardi da ballare e attacca la TV. E vede Serie in Feste. Vabbè, insomma, mi pare anche giusto. Salutiamo anche l'amico Mauro, che ci segue sempre nella replica notturna, finché si fa la pizza surgelata, mi dice sempre così, che torna a casa, è tardi, finché la pizza
si mette a cuocere e lui guarda la replica. Va bene, allora bene. Prendiamo l'occasione. So che tu vuoi salutare qualcuno con l'occasione. Sì, vogliamo salutare i nostri, diciamo, fans storici. Uh-huh. Un saluto di cuore a Carla e a Giuliano. Bene, salutiamo. Siete anche contenti? Noi. Ecco. Ecco, sono contenti, ce lo diranno prossimamente. Esatto. Mandateci un messaggio. Uh-huh. Ricordiamo le vostre serate estive, appunto abbiamo ricordato un paio di eventi, ma dopo uh-huh. ricordiamo che Serie Invest in Tour, voi siete spesso ospiti da noi per queste ospitate appunto con tanti colleghi. Queste bellissime serate. Serate particolari. Grazie. Mentre per quanto riguarda gli altri eventi, dove possono vedere un po' di aggiornamenti? Allora, in presa diretta. Certo, siamo ricchissimi in questo senso. Abbiamo la nostra pagina Facebook, quindi possono appunto cliccare mi piace e vedere insomma tutte le novità che ci riguardano. Uh-huh. E poi il nostro sito, che è completamente rinnovato, anche molto facile da navigarci, ecco, e basta digitare www.ipotesiband.it. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Ecco. Bene, cosa troveranno sul sito, oltre le date? Ma le nostre foto, i nostri video, eccetera, eccetera. Insomma, tutto quello che può interessare, insomma, chi vuole approfondire quello che riguarda Ipotesi Band. Bene, allora mi raccomando, voi seguite, cliccate, aggiornatevi, se avete qualche dubbio chiamate anche Carretti Spettacoli, vi daremo tutte le informazioni riguardo di questa orchestra che fa parte appunto del nostro cast anche in questo 2017. Ora spazio alla musica, perché l'abbiamo preannunciato poco fa, arriva un medley di Caterina Caselli dalla voce di Maria Pia, che ci ha portato gentilmente per farci conoscere questa novità 2017, una piccola chicca, ma per il resto andate a sentire la serata live in una di queste sagre che sono pronte per accogliervi a braccia aperte, con buona cucina, buon ballo e soprattutto ingresso gratuito, siamo ancora fortunati. Esattamente, quindi buon divertimento a tutti e buona estate. Grazie anche a te, ci vediamo prestissimo. Okay. Nelle piazze. Grazie Serena, grazie, gentilissima. Vai con la musica.